Bentornati, nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Questa sera è un SOS un po' particolare, siamo veramente on the road con il nostro prode Fabio, i due Fabio qui. Allora, vedete, questa è la strada alternativa per andare, per saltare Ponte Buriano, o per andare anche a Ponte Buriano con il ponte chiuso. È la strada che non possono fare i mezzi superiori alle 7 tonnellate, solo che questo cartello è stato messo con un larghissimo anticipo, perché adesso noi dobbiamo ancora arrivare a Quarata e, come abbiamo già documentato con Beppe Marconi qualche giorno fa, nonostante il divieto i mezzi si trovano e come che vanno a fare questa viabilità alternativa, e quindi non c'è neanche nessuno, almeno nelle volte che ci siamo stati, non ci si imbatte mai neanche in polizia municipale. Ecco, qui si gira e vedete che c'è solo scritto il cartello, quello solito, ma non c'è scritto che i mezzi pesanti qui non possono girare, cioè il cartello non è stato ripetuto. Vedete Castiglione Fibocchi, cartello giallo, no, della viabilità provvisoria, non c'è nessun divieto, e qui nemmeno, anche qui, cioè uno alla fine che, con un mezzo pesante che passa, sostanzialmente può essere, se vogliamo, anche scusato, perché non c'è alcun cartello, a parte quello lì alla rotatoria che abbiamo fatto vedere, che dice, che avvisa che qui non si può passare. Qui, tra l'altro, sono spariti anche gli avvisi gialli della viabilità alternativa. Ecco, io qui, non sapendo dove andare, non si sa dove si va qui. Si va di qua. Ecco, dopo ritroviamo il Castiglione Fibocchi giallo e andiamo avanti. E qui entriamo in Campo Luci, che magari non erano abituati molto a questo grande traffico, a cui sono abituati, a cui adesso sono di fatto costretti. Ecco qua, abbiamo qui chiaramente l'autobus di linea, che immaginiamo sia autorizzato per passare lo stesso. Qui abbiamo un dosso. Ecco qua. E qui entriamo in un altro tratto abbastanza disconnesso, e anche qui non c'è alcun cartello che ricordi magari al distratto camionista che qua non si può passare. Ecco, qui la strada è particolarmente disconnessa, qui in questo rettilineo di Campoluci. Qui per i deceleratori, buche per la gioia delle nostre gomme. Ecco, noi arriveremo al punto dove tra l'altro passeremo sul ponte, che evidentemente, se c'è il divieto dei mezzi pesanti superiori appunto a quelle tonnellate, ci sarà un motivo. Ecco, qui intanto abbiamo, eccolo qua, avete visto? Non è che ci vuole molto, basta venire un attimo qui e abbiamo visto il camionista di turno che non potrebbe passare da questa strada, non potrebbe passare da questa strada, perché con il peso, ecco, rischia magari non un passaggio ma più passaggi sul ponte, rischia di col tempo magari di appunto minarne anche la sicurezza. Ecco il ponte, e avete visto che non c'è alcun cartello. Eccoci qua, questo è il ponte, siamo ancora di nuovo a Castelluccio, luogo dove torneremo, mi sa, domani sera, a parlare di un'altra cosa che ci è stata segnalata. Ecco qua, altro deceleratore. Vedete che il traffico ovviamente è intenso, siamo anche nell'ora di punta, che sono le 17:15, la gente esce dal lavoro. E qui adesso arriviamo al semaforo incrociatore. Comunque l'importante è che, quello che abbiamo già visto peraltro l'altra volta,
vedete qui Castiglione Fiebocchi, tutto è, ricordiamo, per saltare il Ponte Buiano, dove ci sono in corso i lavori di restauro. Ecco, e qui siamo alla strettoia del semaforo. Qui bisogna andare a 30. Vedete, senso unico alternato, la seconda se il semaforo è rosso. Ecco, il semaforo ovviamente è rosso. E qui, chiaramente, se immaginate, l'abbiamo già fatto vedere l'altra volta, passa un camion e qui crea dei problemi, perché ci sono queste case dove appunto bisogna passare in mezzo. E anche oggi, però, venendo a caso in un qualunque orario, abbiamo beccato il camion e quindi ci sorprende che nessuno controlli, e ci sorprende anche soprattutto che, come abbiamo visto, questi cartelli di divieto non vengano quantomeno ripetuti per informare e disincentivare il passaggio dei mezzi pesanti in questa viabilità alternativa. Bene, da Campoluci Castelluccio è tutto e ci vediamo domani.